Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un'altra puntatona di Cazzeggio Catabiotico. Anche questo episodio dal colore di retro computing. Oggi parleremo dello sconosciuto home computer britannico Acorn Archimedes. È un argomento leggermente off topic, in quanto, pur essendo una macchina home computing, la linea Acorn Archimedes fu prodotta e venduta solo in Gran Bretagna ed in Italia non è mai stata venduta. Però, ecco, se avrete la curiosità di ascoltare questo podcast, capirete perché l'Acorn Archimedes è una macchina che avrebbe potuto rientrare potentemente nella storia dell'home computing italiano. Dunque, breve introduzione. L'Acorn fu un'azienda britannica con sede a Cambridge, nacque nel lontano 1978, produsse vari computer, tra cui lo storico BBC Acorn Micro, commercializzato nel 1982, alias Telcel nel 1987, Olivetti Brothers PC128S, di cui ho fatto un paio di podcast sia sul BBC Acorn Micro quanto sulla linea Olivetti Brothers. Ora, la Acorn nel 1984 ebbe problemi finanziari e fu comprata dalla Olivetti nel 1985 e rimase la Acorn una società controllata e collegata al gruppo Olivetti sino al 1998, data in cui la Acorn fu chiusa dalla Olivetti. Tiè, prendi in cassa e porta a casa, direbbero i poveri britannici. Ora, l'Acorn, attenzione alle date, l'Acorn nel 1987 sfornò la linea di computer Archimedes, che rimasero in vendita sino al 1994. Archimedes serie 300 nel 1987, stesso anno di uscita dell'Amiga 1000, poi successivamente Archimedes 500, poi Archimedes a 3000 e a 5000 e via di seguito. Ora, il noccio della questione è appunto questa. Nel 1987 la Acorn era di proprietà della Olivetti e la Acorn in Gran Bretagna sfornò l'Archimedes 300, mentre contemporaneamente la Olivetti in Italia per il segmento home computing proponeva gli aborti hardware della linea Protest PC128, PC128S, due computer ad 8 bit e poi successivamente il PC1, il bidone PC1. Cosa era l'Acorn Archimedes 300 nel 1987? Udite, l'Acorn Archimedes 300 era una macchina che poteva competere con l'Amiga 1000. Sì, udite, l'Archimedes 300 aveva 512k di RAM, un disk drive da 3,5, un controller per un disco fisso che poteva essere inserito successivamente in un vano apposito, un case molto simile a quello che poi diverrà l'Amiga 500. Inoltre l'Archimedes aveva una CPU, udite, RISC Acorn a 32 bit da 7 MHz e la RAM poteva essere espansa sino a 2 MB, anche se un bug software limitò l'espansione dell'Archimedes 300 inizialmente a solo 1 MB massimo. L'Acorn Archimedes 300 aveva un sistema operativo a finestre multitasking praticamente molto simile all'ambiente dell'Amiga Commodore. Poi l'Archimedes 300 aveva 8 canali stereo ad 8 bit e da video potevano essere mostrati fino a 256 colori contemporaneamente. Tanto per fare un esempio, il potentissimo Amiga 1000, il computer multimediale così come noi tutti lo conosciamo,
è una CPU Motorola 68000 ad 8 MHz con una potenza di calcolo pari a 1 MIPS per lavori a 16 bit e 0.5 MIPS per lavori a 32 bit con picchi di 2 MIPS se le istruzioni erano a 16 bit. Udite, 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 la CPU dell'Acron Archimedes 300 era un RISC ARM da 8 MHz ed aveva una potenza di calcolo di 4.5 MIPS con picchi di 4.8 MIPS con istruzioni tutte a 32 bit. Poi successivamente le versioni di Archimedes 400 e successive ebbero più RAM e CPU Strong, Armstrong, sempre più veloci. Dunque, l'architettura delle CPU RISC, per chi non lo ricordasse, diventarono il cavallo di battaglia del consorzio PPC RISC con IBM, Apple, Motorola, quando Apple deciderà, ossia decise, di lasciare le CPU CISC della famiglia SOT68000. Questo accadde nel 1992. Nel 1992, mentre, udite, 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 l'Acron Archimedes 300 è del 1987 e già montava un PPC RISC da paura. Ora, la domanda sorge spontanea. Perché la Olivetti nel 1987, avendo per le mani una macchina tecnologicamente avanzata e potente come l'Archimedes 300, che era equiparabile se non di più dell'Amiga 1000, nonostante questo la Olivetti propose per il segmento home computing in Italia gli schifosi 14 obsoleti PC 128 e PC 128S ad 8 bit e successivamente il bidone PC1. Perché la Olivetti decise di puntare su questi bidoni per la linea home computing, che peraltro erano tutti e tre sistemi incompatibili, mentre avevano per le mani alla Olivetti tramite l'Acron Archimedes una macchina come l'Archimedes 300 e poi 400 e via di seguito, che era niente po' di meno che tanto quanto se non di più dell'Amiga 1000. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao!